Ciao, eccomi in una diretta per farti vedere questo mio metodo per bassisti. È un metodo interattivo. Quindi cosa vuol dire interattivo? Che praticamente all'interno del metodo noi abbiamo sia video che audio, oltre alle partiture di tutto. Ti volevo far vedere un pochettino come funziona. Questa qua è una versione che si può scaricare sul PC o utilizzare sul tablet, oppure anche consultare online senza dover per forza scaricare del materiale. Quindi praticamente ti trovi le pagine in cui spiego come funziona. All'inizio c'è sopra la partitura, sono riff molto semplici, sotto tra l'altro hanno anche le tab, poi te le troverai anche con le tab dove serve. Sotto invece c'è un riferimento ritmico, che è il riferimento ritmico della batteria, quindi i punti di riferimento che abbiamo quando suoniamo. Vengono suonati due giri di riff, questo qua scritto, con tutti gli strumenti a batteria normale. Dopo, per i due giri dopo, viene soltanto suonato il riferimento ritmico, che in questo caso può essere tipo questo, altrimenti per arrivare proprio dove non c'è riferimento ritmico. Quindi tu vai a suonare, non hai il riferimento ritmico sotto, sviluppi il tuo batterista interiore e cerchi di suonare più a tempo possibile. Dopo due giri rientreranno gli altri strumenti. E se sarai stato preciso, entrerai giusto sull'uno, altrimenti dovrai fare dei piccoli aggiustamenti. E questo metodo serve proprio per questo, ok? Viene spiegato quindi come studiare. Questo qua è il primo. Ci sono cinque stili. Il primo è Whitesnake, in stile Whitesnake, quindi hard rock. Dopo, se non sbaglio, ci sono Beatles, stile Queen. E poi si sposta un pochettino sul funky con Sly and Family Stone e Tower of Power. Ad esempio, qua, come prima cosa, io mi trovo, sono 5 riff, 1, 2, 3, 4, 5. In realtà poi si tratta di un riff, quindi su questi accordi, Sol minore, Si bemolle e Fa. Che poi viene sviluppato in cinque maniere diverse, sempre più difficili, quindi il primo è più lineare, per arrivare dopo a questo qua un pochettino più complesso. Ti faccio ad esempio sentire questo. La prima cosa è impararlo leggendolo, facendosi aiutare dalle tab e avendolo qua suonato. Quindi adesso faccio partire l'audio. Esatto, e viene ripetuto, così posso studiarmelo, imparare come fa. Ok? Di qua c'è un accompagnamento un pochettino particolare qua sulla sinistra. In pratica, suona sempre due volte ogni riga e due volte senza riferimento ritmico, dove il riferimento ritmico è una traccia di synth, quindi tu ti abitui anche a suonare senza batteria, ma con comunque degli altri strumenti che stanno suonando sotto. E può esserci la versione con basso e senza basso. Ti faccio sentire un attimo quella con basso, quindi io faccio partire da qua. Tutto interattivo, eh? Parte con la prima riga. Tutti gli strumenti. Seconda. Adesso van via gli strumenti, rimane solo il synth sotto, che continua comunque a suonarmi sugli accordi. E io devo suonarci basso sopra a tempo, quindi anche qua sviluppo il mio batterista interiore. Dopo parte con la riga sotto. Se sono stato preciso, allora lo beccherò giusto sull'1. Se ero un po' impreciso, dovrò aggiustare il tiro e questo mi aiuterà a migliorare. Ok? Quindi questa qua è la prima parte. Sto analizzando il time 1. Ok? Dopo, sempre con questi 5 groove, che poi è uno con 4 variazioni, andiamo
a vedere i riferimenti ritmici. Sono fatti anche qua su 5 livelli, quindi gli esercizi si moltiplicano. Sulla destra facciamo partire gli audio. Sulla sinistra ci sono le indicazioni, quindi ogni audio ha due giri suonati, due giri con riferimento ritmico che è questo qua sotto, in questo caso il primo livello. Se guardi il secondo livello è uguale l'esercizio da suonare, ma il riferimento ritmico cambia. Vedi che questo è già molto più difficile perché ti dà l'uno, poi sta praticamente due battute in silenzio, ti dà l'uno e poi c'è lo stacchetto finale. Se vado sul livello 5, che sarà il più difficile, avrò ogni tanto un battere in levare di sedicesimo di batteria e ti assicuro che quei due giri sono molto difficili da tenere con dei riferimenti solo ritmici e poi ricominciare. Ok, questo sui cinque, viene fatto sui 5 livelli per ogni canzone. Alla fine c'è un livello finale in cui viene suonato. Viene data la possibilità di suonare tutto senza riferimenti. Quindi le due battute in cui suoniamo con tutti ci sono, poi dopo si stoppa tutto, tu devi continuare a suonare e poi lui dopo due giri ripartirà con l'accompagnamento senza riferimenti in mezzo. Questo è in assoluto il più difficile, ma è anche quello più utile poi a sviluppare tutto. Ah, vedo un commento. Ciao Carlo, sono Ale Borra. Ciao, grandissimo fisarmonicista. Sei tu, vero? O sei figlio? Eccoci. Quindi, andiamo avanti. Ti faccio vedere il secondo riff. Abbiamo sullo stile dei Beatles. Quindi anche qua, il primo giro. Semplice, lineare. Il secondo ha un po' di variazioni, sedicesimi. Il terzo giro, quindi è sempre sugli stessi accordi, sono molto simili ma con delle variazioni. Il terzo giro ha delle legature e sedicesimi, il quarto ha degli emeron e il quinto ha uno smanicamento. Ti faccio sentire ad esempio questo quinto che è interessante. Quindi tu inizialmente ti studi il riff. E per farlo puoi utilizzare le basi in cui lo suona. Secondo giro e mi rifà. Ok, quando è finito questo, che l'hai imparato, se vuoi ti metti qua il riferimento con basso senza basso dove ti suona due giri e poi c'è solo un accompagnamento di chitarra. Ti faccio sentire ad esempio quello con basso. Quello con basso partirà dal primo riff qua in alto, però puoi prenderne qualunque, tanto è uguale. Quindi lui parte e mi fa due giri. Chiaramente avrete tutti riconosciuto la chiara citazione ai Beatles. Secondo giro. Ora van via. Rimane una chitarrina. E io devo continuare a suonare il mio riff. Dopo due giri rientreranno gli strumenti. Ok, adesso ripartono e mi fa il secondo riff. Quindi questo è un primo modo per avere dei riferimenti ritmici non convenzionali, quindi va via la batteria, rimane la chitarra e tu suoni con la chitarra cercando di suonare più a tempo possibile, che poi è un pochettino quello a cui ambiamo tutti. Andando avanti, quindi puoi andare sui vari livelli, quindi abbiamo sempre gli stessi 5 groove, dal più facile al più difficile, e gli accompagnamenti sotto
sono uguali. Ciao Joseph Maxwell, stupendo questo ebook multimediale, semplice da usare, molto chiaro, grande, grazie, grazie mille. Ci ho lavorato tanto, son contento, dico sempre, i miei ebook sono anche a prezzi ultra popolari, perché comunque questo metodo qua costa meno di 10 euro, 8,90 euro. Perché secondo me anche chi non ha grandi disponibilità economiche, ma ha tanta voglia di studiare, è giusto che possa comunque studiare. Poi io obiettivamente non sono famoso, sono sì un musicista, grande appassionato di musica e di basso. E quindi non potrei neanche proporlo a prezzi tanto più alti, anche se comunque c'è tantissimo materiale qua sopra, ci sono, guarda, tanti audio e poi è multimediale, quindi è una cosa che non si trova tanto in giro, magari ti trovi il metodo cartaceo ancora con il CD vecchio in giro che non abbiamo neanche più i lettori per farli andare, questo qua è addirittura consultabile online. Quindi volendo puoi non scaricare nulla e andare e scaricarlo, cioè consultarlo online, fa partire al volo tutto, come vedi io adesso lo sto usando online su un computer, consiglio anche su tablet va benissimo, cellulare un po' troppo piccolo. Tra l'altro poi se vai giù in fondo, dopo torniamo indietro e faccio sentire anche altri suoni. Se vai giù in fondo e sei un po' vecchio maniera, puoi stamparti comunque il PDF con tutte le partiture con le tab oppure di tutto il metodo. E puoi utilizzare gli audio a parte, se vuoi averteli stampati, è una cosa che capisco benissimo, puoi comunque stamparteli, sono dei bei PDF che molto chiari, molto grandi e si legge bene. Se vuoi usarlo online, qui c'è il link per utilizzarlo online, in modo da non avere per forza una copia fisica che ti tiene spazio. Poi, sì, qua sopra poi faccio un po' di ringraziamenti, faccio vedere gli altri miei metodi, dopo magari ci torniamo sopra. Ah, ecco, una cosa che non ho detto, che ci tengo molto, e che le batterie sono tutte vere, quindi sono suonate da un mio amico Fini, Giorgio Quaglia, che ringrazio tantissimo perché volevo veramente questa cosa di umanità tra quello che dovevo suonare e non avere proprio la base precisissima ma umana. E in questo metodo il timing, questo qua è il 2. E timing 2 per bassisti, sono riuscito a farlo con un batterista vero. Nel primo avevo le batterie registrate che comunque hanno un bel suono e servono per studiare bene, però quando c'è una batteria vera, si sente ancora che è un'altra cosa. Allora ti faccio vedere un attimo qua, questo qua adesso sono su questa pagina, Sly and Family Stone, abbiamo questi bei riff. Questo qua è l'ultimo livello. Come funziona l'ultimo livello? Tu devi sapere suonarmi questa parte qua. E due giri lui te la suona. 3, 4, diridiri, ta, tara, tara, e me la suono quindi. Secondo giro, van via gli strumenti. Ah no, scusa, questo qua è per 8, quindi lo fa 4 volte perché è più breve. C'è anche scritto qua, non l'avevo visto. Tu devi continuare a suonare. Se dopo 4 giri rientri giusto, sei giusto, il tuo batterista interiore funziona bene. In realtà è difficilissimo comunque, soprattutto all'inizio. Per questo vengono fatti prima dei livelli, ecco che è ripartito, vengono fatti prima dei livelli d'avvicinamento, in cui quindi tipo qua viene suonata la batteria, ti faccio sentire ad esempio, prendiamo quest'ultimo, il 5, mi suona due righe, seconda volta, poi andrà via e mi inizia a suonare questo, 4 volte, questo qua, scusa, terzo. Qua c'è anche lo smanicamento,
già particolare. Ecco, suonare avendo una batteria che ti batte il levare, ti assicuro che non è per niente facile. Quindi devi interiorizzare la tua parte, devi star concentrato, prendere i tuoi punti di riferimento per poi rientrare giusto dopo 4 giri. Ta-da! Riparte. Tra l'altro il basso poi va via anche qua, quindi ti do come riferimento, ti do solo il primo giro in questa fase qua. Do per scontato che tu il riff l'hai studiato, perché devi studiarlo andando indietro prima del primo livello, in cui ci sono sulla destra qua tutti solo basso batteria, ti studi il riff singolo, ok? E poi ti fai questa versione qua con basso, senza basso, in cui c'è come riferimento la chitarra ritmica, ad esempio in questo caso, ma in ogni esercizio è diverso. Questo qua è quindi il time 5, il 4 era nello stile dei Tower of Power, anche questo molto carino, te ne faccio sentire uno a random, ad esempio questo 4 qua, partiamo, e poi lui partirà gli altri giri con questa batteria sotto. Attenzione a stoppare questi tre quarti, difficile, le tarzine. Quarto, adesso si stoppa, tu devi continuare. Eccetera, eccetera. E hai solo questi riferimenti ritmici sotto, che possono esserti utili comunque mentre stai suonando per capire come si svolge il tempo qua sopra. Questo qua, Tower of Power, poi quindi abbiamo 5 stili diversi. Questo qua, il time 3, è nello stile dei Queen. Ok, te ne faccio sentire anche qua uno, anche qua sentirete sicuramente la citazione. Ciao Diego Bass. Secondo giro, quindi ancora con tutti gli strumenti, e poi devo continuare a suonare e c'è solo questo sol. Eccetera, eccetera. Non è per niente facile. Questo qua è anche livello 5. Se tu vai sempre Queen livello 1, hai la batteria sul 2, sul 4, ad esempio, molto probabilmente sarà rullante, immagino, ok? E quindi tu hai possibilità di partire e in maniera graduale migliorare e andare poi verso il livello finale, che come ti ho detto prima è quello dove non c'è per due battute o quattro, anzi quattro battute, due volte, quindi 8 battute, non c'è nessun accompagnamento. Però la cosa figa è che dopo riparte la musica perfettamente a tempo. E se io non sono stato preciso, allora lì devo fare delle considerazioni e cercare di migliorare il mio timing. Questo è proprio un metodo per timing. Tra l'altro questo metodo lo trovate sul mio sito, basta andare www.carlochirio.com, c'è sotto ebooks, quindi c'è il mio sito ebooks, qua o li trovi singolarmente, dove comunque racchiudo un preview degli audio, i video di alcuni esercizi dove spiego, oppure dove acquistarli, puoi farlo anche direttamente da qua, che ti apre questa pagina dove li vedi. Double thumb, timing, vedi tutti i prezzi comunque molto bassi, 9,90€, 9,90€, questo qua è un errore, 14,90€, perché 12,90€, questo qua basso batteria interattivo, farò un video anche su questo magari se interessa, Advanced Slap, e questo qua è il metodo di cui abbiamo parlato oggi, costa 8,99€, quindi pochissimo.
qua sopra trovi tutte le informazioni, ad esempio timing 2 per bassisti, vai a aprirlo, puoi anche provare il demo online se vuoi, dove c'è forse un groove, però sono costantemente poco conviene avere gli originali. Qua spiego un pochettino come funziona, dove acquistarlo, se vuoi acquistarlo da altre parti, Apple Books o Streetlib. Di solito consiglio Streetlib perché è quello che me li ha prodotti. In realtà me li sono autoprodotti, ma li ho messi io tramite Streetlib, che ti permette di autocaricarti e ti gestisce un pochettino tutti i metodi. Se li puoi acquistare, vai sul mio sito, vedo che mi chiede Diego Bass, www.carlochirio.com, acquista ebook. Ok. Perfetto, da qua sopra. Ok, volevo farti vedere ancora all'interno di un metodo, ancora una cosa finale, in cui... Allora, come vedi sono tante tante pagine e tanti tanti audio. Qua ci sono i ringraziamenti, questa qua è la prima versione. Timing per bassisti 1 è più sulla, incentrato sulla lettura ritmica, precisione ritmica. Ci sono anche delle cose apposta per la lettura ritmica per migliorare. E niente, anche questo è interessante. È molto simile a quello che hai appena visto, che è l'evoluzione di questo. Poi ho scritto due metodi sullo slap, Easy Slap e Advanced Slap Grooves, che sono uno per iniziare e l'altro con riff più avanzati. Però attenzione, anche quello per iniziare è vero che per chi inizia, però si raggiunge un livello molto buono con tanti bei trucchetti e tanti begli incastri slap. Tra l'altro questi sul mio sito ti trovi proprio anche tanti video dove, soprattutto su Easy Slap, spiego esercizio per esercizio. Ho fatto anche il video, non lo trovi, questi sono metodi ebook, quindi sono o PDF o comunque ebook, e quindi non c'è video, gli audio li spedisco io a parte, comunque 200 mega di audio, batteria, tutte le velocità, tutti gli esercizi, un sacco di materiale. Questi due metodi sono convogliati in Slap, che è un libro cartaceo che li raccoglie e viene venduto da Amazon, quindi questo è l'unico metodo, ahimè, che il prezzo non è potuto stare bassissimo, costa 21 euro mi sembra adesso sia, mi è stato imposto da Amazon perché devono stampare il cartaceo e spedirvelo, e quindi costa un pochettino di più, però per chi vuole avere il cartaceo, quello è. Interessante questo qua sul blues, frasi melodiche però blues, non sull'accompagnamento prettamente accompagnamento blues, ma frasi melodiche, quindi anche con l'uso di bending, vibrati, slide e quant'altro, e sono frasi fatte sulla porzione medio-alta acuta del basso. Sono interessanti, qua c'è anche un botto di audio. Ci sono anche tab per gli esercizi, magari farò un video dove vedremo solo questo, perché veramente anche qua tanto materiale. Questo qua è il primo ebook interattivo che ho fatto, in questo ci sono anche video invece, oltre ad avere gli audio come in quello che hai visto prima, ci sono anche video, basso e batteria. Proprio sull'incastro tra basso e batteria c'è la batteria ingrigliata in video, in cui vedrai ogni sedicesimo cosa fa e cosa deve fare il basso, soprattutto con gli incastri con la cassa, che sono molto importanti. Ci sono 20 giri armonici di canzoni famose su cui esercitarsi, quindi anche qua molto 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 materiale, anche a un prezzo ridicolo. Questo qua è il primo metodo che ho scritto, quello sul double thumb, è ormai storico, penso che abbia già 7-8 anni comunque, e ancora ad adesso che io sappia l'unico metodo prettamente sul double thumb unicamente. Questo qua è versione tradizionale in PDF,
in cui gli audio, come al solito, li mando poi sempre io personalmente a parte, o comunque sul sito puoi ascoltarli, puoi già trovarli. Ed è un metodo appunto sulla tecnica del double thumb, partendo veramente da zero e analizzando i vari stili dei grandi bassisti che hanno reso questa tecnica famosa, tipo Wooten, tipo Alain Caron, Marcus Miller. Ho fatto anche una versione interattiva in cui ci sono i video in cui spiego i primi 20 esercizi di questo metodo, ci sono audio e video. E quindi li ho raccolti in questo Come suonare il double thumb per chi può essere comodo vederlo proprio nel video passo passo. Sul double thumb è abbastanza importante, ho realizzato dopo. Mi è stato anche chiesto da tanti utenti che avevano comprato il mio libro e hanno detto se ci fosse anche un video sarebbe ancora meglio, e allora negli anni ho fatto anche questo. Ok, questo è un pochettino la carrellata degli esercizi, delle cose finali. Bene, sono qua, eccomi, scusa, stavo facendo vedere la partitura. Quindi, grazie per aver visto questo video, lo renderò poi probabilmente anche pubblico. E magari se c'è interesse, in un altro video posso farvi vedere qualche altro metodo ebook. Ok? Ciao, grazie.